Sono ormai più di 10 anni che si sente parlare della manutenzione straordinaria del ponte Corleone di Palermo. Straordinario, davvero, sarà il giorno in cui comparirà almeno un progetto, ma allo stato attuale l'opera, che versa in condizioni critiche, continua a minare la sicurezza degli automobilisti e a minacciare la viabilità dell'intera città. Sì, perché il ponte Corleone è una struttura, infatti, situata in un punto strategico del viale Regione Siciliana. È l'unica struttura che attualmente collega due versanti di colline diverse. Se dovesse cedere, oltre al rischio per i cittadini, rimarrebbe un'enorme voragine che spaccherebbe in due la città. Ci abbiamo una relazione del 2005 in cui dice che potrebbero esserci problemi di staticità. Noi abbiamo chiesto innanzitutto che le indagini strutturali, che hanno un costo di 180.000 euro, vengano fatte immediatamente, prelevando questi soldi dal fondo riserva oppure facendo un nuovo debito fuori bilancio. Palermo ha 30 milioni di debito fuori bilancio, 180.000 euro per la sicurezza dei cittadini, le possiamo pure fare, ma non possiamo rischiare con la sicurezza dei cittadini. Allora immediatamente facciamo questo piano di indagini strutturali e poi agiamo di conseguenza. Del ponte Corleone si sono occupati tutti, giornali, trasmissioni televisive, comitati di cittadini, ma al momento nessuna risposta, anche se in molti la attendono da 10 anni.